Siamo qui con Monica Giraudo dell'azienda Lovera Fiori di Borgo San Dalmazzo per parlare del linguaggio dei fiori, per parlare del fiore giusto al momento giusto. E ci colleghiamo al fenomeno editoriale del linguaggio dei fiori segreti, dove la protagonista Victoria non riusciva a collegarsi con le persone, a parlare, ad avere un contatto umano, ma comunicava con loro tramite le fiori che faceva crescere in un giardino segreto nel suo posto del cuore, e ogni fiore aveva un significato. Anche per voi è così? Sì, anche per noi. Buongiorno a tutti. Come vi ho già detto, io sono Monica dell'azienda Lovera, in caso qualcuno ancora non mi conoscesse. Sì, i significati dei fiori sono tanti, come sono anche tanti fiori. Per esempio, vi posso fare qualche esempio. La lavanda, che può essere, nonostante che io adoro la lavanda è proprio segno di diffidenza. Poi abbiamo, vabbè, la rosa rossa, che è sempre amore, passione, passione. La rosa bianca, solitudine. Sono infiniti i fiori, come sono infiniti tanti i messaggi, i tanti messaggi mandati, che i fiori ci danno, sì. Quali sono i fiori che proponete o le piante per questa primavera? I fiori da balcone sono tantissimi. Quello che va sempre di più in assoluto sui balconi, vediamo i gerani, che possono essere quelli che si presentano diritti, i gerani quelli ricadenti, i gerani quelli che fanno più cuscino, comunque tutti in tantissimi tantissimi colori. Poi ci sono le surfigne, ci sono gli stagionali, tantissimi fiori per abbellire. Però ora come ora, vista la bella stagione, vista comunque che abbiamo tutti tanta voglia di uscire sul balcone e di goderci proprio casa, e proponiamo delle fioriere fatte già in maniera dove la gente può coltivarsi l'orto sul balcone, e poi si può mettere i pomodori, i peperoni, le fragole, le insalate, tutte piantine che poi uno ha proprio anche il bello di dire: vado sul balcone a prendermi una testa di insalata. Chiara, dai, vieni con me che ti porto in un posto incantato, guarda, lo definisco così, un angolino dedicato tutto agli sposi. Vieni, questo è il nostro angolo solo per gli sposi. Allora, gli sposi entrano qua, avranno il loro angolino dove potremo scegliere insieme i fiori per il loro matrimonio. Tra pochi giorni sarà la festa della mamma. Ci porterà, sì, a vedere quali sono i fiori che consigliate da regalare a tutte le mamme? Certo, la mamma, come si dice, la mamma è sempre la mamma, e tutti comunque fanno sempre un pensiero floreale per la mamma, che può essere il bouquet di fiori, che può essere l'orchidea, può essere i fiori da mettere sul balcone. Sono tantissimi i fiori che vanno bene per la festa della mamma. Un grande evento che state preparando per il 15 di maggio. Eh sì, siamo questa è la nostra festa della petunia, giornata della petunia, la quarta edizione, perché comunque con 2 anni di pandemia non abbiamo potuto organizzare niente, come tanti del resto, e quest'anno davvero abbiamo proprio voglia di fare questa giornata della petunia. Ci racconti un po' come la organizzerete? Allora, si partirà comunque dal mattino verso le 9.30, ci saranno qua in vivaio delle navette che porteranno i nostri clienti, la gente che si presenta per questa giornata al santuario di Monserrato. Diamo l'indirizzo. Qua siamo Tetto Turutun Sottano numero 20, e non ridete del nome, perché comunque tutti non riescono a dire Tetto Turutun Sottano numero 20. È stupendo l'indirizzo. Si mangerà nel padiglione con gli alpini che ci faranno la polenta, e poi il pomeriggio sarà bellissimo, perché il pomeriggio ci saranno tantissime attrazioni per i bambini, ci sarà il giro in carrozza, ci saranno i cavalli, ci saranno i gonfiabili, ci sarà tantissime cose. E poi una cosa meravigliosa che proponiamo a tutti di venire veramente a ascoltare, vedere, è l'incontro di fisarmoniche.